Gli esperti di Rigid Inflatable Boats dicono che se vuoi navigare bene devi dare un'occhiata ai gommoni che vengono costruiti in Grecia. E così noi siamo venuti qui nei pressi di Anavissos, dove c'è la base nautica di Rock Marine. Il vento agita queste acque quasi ogni giorno e quindi è importante avere una carena adatta al mosso. Ma in realtà questo scafo, che oggi è stato utilizzato per costruire questo modello, Rock 36, ha un'altra importante qualità. In origine era stato costruito per le competizioni. Se non vi accontentate di un bel gommone, ma volete che abbia anche notevoli performance, dovete scegliere un prodotto come questo, con una coperta leggera ma completa di tutto ciò che serve per una splendida giornata sul mare. Osservate anche gli accessori, sono tutti leggerissimi. Il prendisole di prua potrebbe sembrare anche troppo lungo, ma in realtà serve a realizzare questo vano che con una tenda diventa una cabina notte per due persone. Ma non solo, questa è anche un'area living, togliendo il piano centrale, e sotto le sedute ancora gavoni. Una solida galloccia a centro scafo è sempre molto utile. Nel living abbiamo due divani contrapposti e il frigo. Questo metodo di costruzione fa prevedere la possibilità di cambiare l'allestimento di coperta per soluzioni personalizzate. Ovviamente si possono scegliere vari colori per lo scafo, per la coperta, per le tappezzerie. I tubolari di questo gommone non toccano l'acqua, eppure è molto stabile al rollio, perché sono stati intelligenti, hanno realizzato una plancia bagno larga che riesce a bilanciare le oscillazioni, grazie alla sua forma qui sotto. Le camere d'aria sono avvolte dalla struttura di vetroresina che rende più robusta questa zona, soggetta a forti sollecitazioni. Questa soluzione ha permesso di sviluppare passaggi laterali che servono anche per l'imbarco. La plancia bagno è larga quanto tutto lo scafo e i cablaggi per il funzionamento dei motori sono nascosti qui sotto, così tutta la superficie è sgombra. L'accesso alla cala di poppa è comodissimo grazie a questa notevole apertura con due pistoni elettroidraulici. Qui, con una tenda, si potrebbe allestire una cuccetta per due bambini. Là sotto, un altro gavone. Sotto il cassero centrale, ribaltando la poltrona a fronte marcia, troviamo la toilette con lavandino e doccia estraibile, pratica e molto curata nello stile. La postazione di pilotaggio è all'ombra di un T-top minimale. Struttura e tendalino sono leggerissimi, mai avere peso in alto. Se volete più ombra, oltre a quella dedicata alla postazione di pilotaggio, un altro tendalino verso poppa. Comincio la prova del Rock 36 comodamente seduto. Le tappezzerie sono perfette, le cuciture impeccabili, ma soprattutto mi piacciono queste spalline perché mi trattengono il busto e il sedile è ammortizzato, quindi potrei anche correre sulle onde in questa posizione. Un'altra cosa molto interessante è la plancia verticale per leggere bene le strumentazioni e anche per riuscire a toccarle facilmente. Il vento soffia forte, le onde sono piuttosto alte là fuori. Ma proprio per il vento e per il microfono, adesso cambio assetto. Quello del gommone e quello della GoPro. Plana immediatamente. Sono a 11 nodi. Siamo già in assetto planato.
Sento che questo gommone, questa carena, ha un'efficienza straordinaria anche alle basse velocità. Troppo vento. Meglio chiudere la giacca. Abbiamo tre step, non sono molto accentuati, sono piuttosto bassi, ma probabilmente sono efficaci. Questo scafo è stato realizzato per le competizioni alcuni anni fa e adesso lo utilizzano sull'imbarcazione da diporto. Beh, da ex pilota non posso che essere felice di questa scelta. Guardate questa evoluzione, che ne dite? 24 gradi il dead rise a poppa. Come si comporterà sulle onde là in mare aperto? Lo andiamo a vedere. Ha una ruota di prua allungata che mi piace moltissimo, perché entra gradatamente nell'onda, qualsiasi altezza abbia. Pur essendo molto stretto e pur avendo i tubolari ben lontani dalla superficie, il rollio non è assolutamente eccessivo, anzi, direi che è straordinariamente basso. Per questo test abbiamo due motori Mercury da 350 cavalli. Tipicamente sul Rock 36 usano due fuoribordo da 300 cavalli, ma volendo se ne possono installare anche due da 450 cavalli. Vi interessa qualche dato di velocità e consumi? Allora, 35 nodi, sì, partiamo da qui perché più in basso è perfetto comunque, e consumiamo circa 90 litri ora. Però se alzo un po' il trim va anche meglio. Consumo adesso 100 litri ora, ma la velocità è 40 nodi. 4.400 giri. Ci allontaniamo da terra, il vento acquista più fetch e le onde sono più grosse, ma guardate come le apre. Fantastico! Vi voglio dare la massima velocità di crociera. Direi che potrei scegliere un regime continuativo tranquillo di 4.800 giri, 46 nodi di crociera. Vai, andiamo a prenderci queste onde e le prendiamo con la manetta tutta giù. Gigi, ce la fai? Sì, lo sacrifico un po' là dietro, ma resiste. Wow! 60 nodi! Vorrei provare a mollare il timone. Resta in rotta! Non ho parole, posso solo dirvi che se cercate un gommone da diporto, sì, guardate pure il prendisole, la toilette, le poltroncine, il frigo, ma guardate anche la carena e magari sceglietene una come questa. Perché in qualsiasi condizione vi divertirete. Gigi, ma che carena! Questa è in backstage.